Lui dice che io rimpiango l'età dell'oro. Tu dici che io rimpiango l'Italietta. Tutti dicono che rimpiango qualcosa, facendo di questo rimpianto, fra l'altro, un valore negativo e quindi un facile bersaglio. Ma quello che io rimpiango, se si può parlare di rimpianto, mi sembra di averlo detto chiaramente, seppure in versi. Ma ora, che gli altri facciano finta di non capire, è naturale. Mi meraviglio che non vuoi capire tu, che non hai motivi per farlo. Io rimpiangere l'Italietta. Allora tu non hai letto un solo verso delle Ceneri di Gramsci o di Calderon. Non hai letto una sola riga dei miei romanzi. Non hai visto una sola inquadratura dei miei film. Non sai niente di me, perché tutto ciò che ho fatto esclude per sua natura che io possa rimpiangere l'Italietta. Italietta. Italietta è piccolo borghese. È fascista, è democristiana, è provinciale e ai margini della storia. La sua cultura è un umanesimo scolastico formale e volgare. E tu vuoi vedere che io rimpianga tutto questo? Ora, per quello che mi riguarda, personalmente, questa Italietta è stato un paese di gendarmi che mi ha arrestato, processato, tormentato, perseguitato, linciato per quasi 2 decenni. Ora, tutto questo forse un giovane può non saperlo, ma tu no, tu no. La tragedia è che non ci sono più esseri umani. Ci sono strane macchine che sbattono l'una contro l'altra e noi, che siamo gli intellettuali, prendiamo l'orario ferroviario dell'anno scorso o di 10 anni prima e poi diciamo: ma che strano, ma qui i treni non passano di là. Ma come mai sono andati a fracassarsi in quel modo? O il macchinista è impazzito, o è criminale soltanto, oppure c'è un complotto. Ecco, soprattutto il complotto ci fa delirare perché ci libera da tutto il peso di confrontarci da soli con la verità. Che bello, mentre noi siamo qui a parlare, c'è qualcuno in cantina che sta facendo i piani per farci fuori. È bello, semplice, è la resistenza. Noi perdiamo alcuni compagni, ma poi ci riorganizziamo, facciamo fuori un po' di loro, un po' per uno, no? Lo so bene che quando trasmettono in televisione Parigi brucia, voi siete ancora tutti lì, con le lacrime agli occhi e una voglia matta che la storia si ripeta, bella, pulita, semplice. Io di qua, tu di là. Ma vedi, nel mondo che molti di noi sognavano, c'era il padrone turpe con il cilindro, i dollari che gli colavano dalle tasche e la vedova emancipata che chiedeva giustizia per i suoi pargoli. Il bel mondo di Brecht. Ma io non ho nostalgia di quel mondo. Io ho nostalgia della gente povera e semplice che si batteva per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone, perché erano esclusi da tutto e nessuno li aveva colonizzati. È l'illimitato mondo contadino pre-industriale, pre-nazionale, sopravvissuto solo fino a pochi anni fa, che io rimpiango. E gli uomini di quell'universo non vivevano un'età dell'oro, vivevano semmai quella che qualcuno ha definito l'età del pane. Erano cioè consumatori di beni estremamente necessari, ed era questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita, mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita, tanto per essere estremamente elementari, e così concludiamo con questo argomento. Ora, che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino, resta comunque affar mio. Ciò non mi impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale così com'è la mia critica. Anzi, tanto più lucidamente, quanto più ne sono distaccato e quanto più accetto solo stoicamente di viverci. Ora, io lo so bene com'è la vita di un intellettuale. Lo so perché in parte è anche la mia vita. Letture, solitudine, laboratorio, cerchia in genere di pochi amici e molti conoscenti. Tutti intellettuali e borghesi, tutti intellettuali e borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente per bene.
Ma io, come il dottor Jekyll, ho un'altra vita, perché la mia vita sociale e borghese si esaurisce nel lavoro, ma la mia vita sociale in genere dipende completamente da ciò che è la gente, e dico gente intendendo la società, il popolo, la massa, nel momento in cui viene essenzialmente, magari solo visivamente, a contatto con me. Ed è da questa esperienza esistenziale, concreta, drammatica, diretta, corporea, che nascono poi in conclusione tutti i miei discorsi ideologici. Ecco, per questa vita io pago un prezzo, come uno che scende all'inferno, ma quando torno, se torno, ho visto altre cose, più cose di voi, e non dico che dovete credermi, però perché cambiate sempre argomento per non affrontare la verità? Allora, voglio dirvelo fuori dai denti, io scendo all'inferno e vedo cose che per ora non disturbano la vostra pace, ma state attenti, perché l'inferno sta salendo da voi. È vero che viene con maschere e con bandiere diverse, però è anche vero che la sua voglia, il suo desiderio di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere, è forte ed è generale e non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha, come dire, toccato la vita violenta. Non illudetevi. Voi siete con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali. Voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo, basato solo sull'idea di possedere e sull'idea di distruggere. Beati voi che siete tutti contenti quando potete mettere su un delitto la vostra bella etichetta. Questa mi sembra un'altra delle tante aberrazioni della cultura di massa. Non potendo impedire che accadano certe cose, si trova pace fabbricando scaffali. Ecco, in quanto trasformazione, per ora degradazione antropologica della gente, per me il consumismo è una tragedia e si manifesta in me come delusione, rabbia, tedium vitae, acidia e infine come rivolta idealistica, come rifiuto dello status quo. Ecco, io stesso mi accuso di idealismo e questa è un'accusa che io accetto, questa la accetto. Perché è vera e tu non sai quanto ho invidiato la tua mancanza di cattivo idealismo. Tu scherzi sul fatto che da qualche tempo la mia bestia nera sarebbe il consumismo. Però, perdona, questo tuo scherzare mi sembra un po' qualunquistico, un po' riduttivo. Lo so bene, tu sei pragmaticamente per accettare lo status quo. Però io che sono idealistico, no, eh? Il consumismo c'è. E che ci vogliamo fare? Sembri volermi dire. E allora lascia che ti risponda. Tra il 1961-75 qualcosa di essenziale è cambiato. Si è avuto un genocidio, si è distrutta culturalmente una popolazione. Si tratta precisamente di uno di quei genocidi culturali che hanno preceduto i genocidi fisici di Hitler. Se io avessi fatto un lungo viaggio e fossi tornato dopo qualche tempo andando in giro per la grandiosa metropoli plebea, io avrei avuto l'impressione che tutti i suoi abitanti fossero stati deportati e sterminati, sostituiti proprio nelle strade, nei lotti, da slavati, feroci, infelici fantasmi. Se io oggi volessi rigirare a cattone, non lo potrei più fare perché non troverei più un solo giovane che fosse nel suo corpo nemmeno lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato se stessi in Acattone. Non troverei un solo giovane che sapesse dire con quella voce quelle battute, perché non soltanto questo non avrebbe lo spirito né la mentalità per dirle, ma non le capirebbe nemmeno. Una nuova forma di potere economico ha realizzato attraverso lo sviluppo una fittizia forma di progresso e tolleranza, e i giovani che sono nati o si sono formati in questo periodo di falso progressismo e falsa tolleranza stanno pagando questa falsità nel modo più atroce. Eccoli qui, in mezzo a noi,
con un'ironia imbecille negli occhi, un'aria stupidamente sazia, un teppismo offensivo e afasico, quando non un dolore e un'apprensività quasi da educande, con cui vivono la reale intolleranza di questi anni di tolleranza. No, non vedo come un amico possa scherzare sopra tutto questo. Io non voglio fare profezie, però non posso nascondere di essere disperatamente pessimista. Chi ha manipolato radicalmente e antropologicamente mutato le grandi masse contadine e operaie è un nuovo potere, che adesso a me mi è difficile definire, ma di cui sono certo che è il più violento e totalitario che ci sia mai stato. Perché cambia la natura della gente, perché entra nel più profondo delle coscienze, e se adesso dico potere con la P maiuscola, è solo perché sinceramente non lo so in cosa consista questo nuovo potere o chi lo rappresenti, ma semplicemente che c'è. Ma non lo riconosco più, né nei potenti democristiani, né nel Vaticano, né nelle forze armate. Non lo riconosco più neanche nella grande industria, perché questa non è più costituita da un certo numero limitato di grandi industriali. Però conosco, questo sì, perché le vedo e le vivo, alcune caratteristiche di questo nuovo potere ancora senza volto. Ad esempio, il suo rifiuto del vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo. La sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua determinazione coronata da successo di trasformare contadini e sottoproletari in piccoli borghesi, ma soprattutto la sua smania, per così dire cosmica, di attuare fino in fondo lo sviluppo. Produrre e consumare, ecco l'identikit di questo volto ancora bianco del nuovo potere, che gli attribuisce anche dei tratti vagamente moderni, dovuti alla tolleranza e a un edonismo perfettamente autosufficienti, ma anche dei tratti feroci e sostanzialmente repressivi. La tolleranza infatti è falsa, perché in realtà mai nessun uomo ha dovuto essere tanto comune e conformista come il consumatore, e quanto all'edonismo, esso nasconde evidentemente una necessità a preordinare tutto con una spietatezza che la storia non ha mai conosciuto. Questo nuovo potere, non ancora rappresentato da nessuno, è dovuto, diciamo così, a una mutazione della classe dominante. È, se proprio vogliamo conservare le vecchie terminologie, una forma totale di fascismo. E questo nuovo fascismo ha anche omologato culturalmente l'Italia, e si tratta di una omologazione repressiva, anche se tenuta attraverso l'edonismo e la gioia di vivere. Io credo, ma lo credo profondamente, che il vero fascismo sia quello che i sociologi hanno troppo bonariamente definito la società dei consumi. La definizione sembra innocua, puramente indicativa, invece no. Se uno osserva bene la realtà, ma soprattutto se sa leggere intorno negli oggetti del paesaggio, nell'urbanistica, ma soprattutto negli uomini, vede che i risultati di questa spensierata società dei consumi sono i risultati di una vera e propria dittatura, un vero e proprio fascismo. Durante il ventennio noi abbiamo visto dei giovani inquadrati in divisa, con una differenza però. Allora, i giovani, nel momento stesso in cui si toglievano quella divisa e prendevano la strada verso i loro paesi e i loro campi, ritornavano i giovani di 50, 100 anni addietro, perché il fascismo in realtà li aveva resi dei pagliacci, dei servi, forse in parte anche convinti, ma non li aveva toccati sul serio, nel fondo dell'anima. Questo nuovo fascismo, invece, questa società dei consumi, ha profondamente trasformato i giovani, ha dato loro altri sentimenti, altri modi di vivere, di pensare, altri modelli culturali. Non si tratta più, come all'epoca mussoliniana, di una irregimentazione scenografica e superficiale, ma di una irregimentazione reale che ha rubato e cambiato la loro anima, il che significa, in definitiva, che questa società dei consumi è una civiltà dittatoriale. La responsabilità della televisione in tutto questo è enorme.
non certo in quanto mezzo tecnico, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto il luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che non si saprebbe altrimenti dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in realtà lo spirito del nuovo potere, e se a livello della volontà e della consapevolezza la TV in tutti questi anni è stata al servizio della DC e del Vaticano, a livello involontario e inconsapevole essa è stata al servizio di un nuovo potere che non coincide più ideologicamente con la DC e del Vaticano non sa più che farsene. Mai un modello di vita ha potuto essere propagandato con tanta efficacia come attraverso la televisione. Il tipo di uomo e di donna che conta, che è moderno, che è da imitare, da realizzare, non è descritto o decantato, è rappresentato. Il linguaggio della TV è per la sua natura il linguaggio fisico, mimico, il linguaggio del comportamento. Ora, la proposizione prima di questo linguaggio fisico-mimico è la seguente. Il potere ha deciso che noi siamo tutti uguali. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. L'uguaglianza, infatti, non è stata conquistata. È una falsa uguaglianza ricevuta in regalo. Allora non c'è dubbio che la TV sia autoritaria e repressiva, come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista o le sue scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere, come con dolore, un aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, lo voglio ripetere, non è stato in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano. Questo nuovo fascismo, invece, attraverso i propri mezzi di comunicazione e di informazione, specie appunto la televisione, non solo l'ha scalfita, ma l'ha lacerata, violata, bruciata per sempre. Ecco perché i potenti che si muovono dentro al palazzo e anche coloro che li descrivono, stando anch'essi logicamente dentro al palazzo per poterlo fare, si muovono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mortuari, perché ciò che faceva la loro potenza, ossia un certo modo di essere del popolo italiano, non c'è più. Il loro vivere è dunque un sussultare burattinesco. La colpevolezza di almeno una dozzina di potenti democristiani da trascinare sul banco degli imputati in un regolare processo penale per una lunga serie di reati commessi non consiste nella loro immoralità, che c'è, ma consiste in un errore di interpretazione politica nel giudicare se stessi e il nuovo potere di cui si erano messi al servizio. Errore di interpretazione politico che ha avuto conseguenze disastrose sulla vita del nostro paese. Allora quello che il processo che io invoco renderebbe chiaro, folgorante e definitivo è che il contesto in cui governare non è più quello clerico fascista e che proprio nel non aver capito questo sta il vero reato politico dei democristiani. Ciò che il processo che io invoco renderebbe chiaro, folgorante e definitivo è che amministrare e governare bene non significa più amministrare e governare bene in relazione al vecchio potere, ma in relazione al nuovo potere. Se è vero che i potenti democristiani sono stati lasciati indietro dalla realtà con indosso come una ridicola maschera il loro potere clerico fascista, anche gli uomini all'opposizione sono stati lasciati un po' indietro dalla realtà con indosso come una ridicola maschera il loro progressismo e la loro tolleranza. Per esempio, uno dei luoghi comuni tipici agli intellettuali di sinistra è la loro volontà di sconsacrare, inventiamoci la parola, di desentimentalizzare la vita. Ora, questo si spiega nei vecchi intellettuali progressisti con il fatto che sono stati educati in una società che imponeva loro false sacralità e falsi sentimenti, quindi era una reazione giusta. Ma oggi questo nuovo potere non impone più questa falsa sacralità e questi falsi sentimenti, anzi, è lui stesso il primo, ripeto, a volersene liberare. Il nuovo potere consumistico e permissivo si è valso proprio delle nostre conquiste mentali di laici, di illuministi e di razionalisti per costruire la propria falsa impalcatura di falso laicismo,
di falso illuminismo e di falsa razionalità. Si è valso proprio delle nostre sconsacrazioni per liberarsi di un passato che con tutte le sue atroci e idiote consacrazioni non gli serve più. In compenso però, questo nuovo potere ha portato al limite massimo la sua unica, possibile sacralità, la sacralità. La sacralità del consumo come rito e naturalmente della merce come feticcio. Il nuovo potere non ha più interesse a mascherare con religioni, ideali o cose del genere ciò che Marx aveva smascherato. Per quel che riguarda la Chiesa, poi, e molto gravi sono state le sue colpe, la più grave di tutte sarebbe di accettare passivamente la propria liquidazione da parte di un potere che se la ride del Vangelo. Allora, in una prospettiva radicale, forse utopica, forse è il caso di dirlo millenaristica, è chiaro dunque quello che la Chiesa dovrebbe fare per evitare una fine ingloriosa. Essa dovrebbe passare all'opposizione, contro un potere che l'ha cinicamente abbandonata, progettando senza molti scrupoli di ridurla a puro folklore. Dovrebbe negare se stessa e riconquistare i fedeli o coloro che hanno di nuovo bisogno di fede e che proprio per quello che essa è l'hanno abbandonata. La Chiesa potrebbe essere la guida grandiosa, ma non autoritaria, di tutti coloro che rifiutano il nuovo potere consumistico, che è completamente irreligioso, totalitario e violento. È questo rifiuto che potrebbe simboleggiare che la Chiesa sta ritornando alle origini, cioè all'opposizione e alla rivolta. O fare questo, oppure accettare un potere che non la vuole più, ossia suicidarsi. Ecco, sembra folle a noi, ma il caso dei Jeans Jesus è una spia di tutto questo. Ricordate i Jeans Jesus? Ecco, coloro che hanno prodotto questi jeans, che li hanno lanciati sul mercato usando per lo slogan di Prammatica uno dei 10 comandamenti, non avrai altro jeans all'infuori di me, dimostrano probabilmente con una certa mancanza di senso di colpa, cioè quell'incoscienza di chi non si pone più certi problemi, di essere già oltre la soglia entro cui si dispone del nostro modo di vivere e del nostro orizzonte mentale. C'è nel cinismo di questo slogan una intensità e una innocenza di tipo completamente nuovo, benché probabilmente maturato a lungo in questi ultimi anni, e allora questo slogan non si limita a comunicarne la necessità di un consumo, ma si presenta addirittura, guarda un po', come la nemesi che punisce la Chiesa per il suo patto col diavolo. Nel Vaticano, infatti, all'apparire di questi manifesti si sono levati alti lamenti, ma questa volta ai lamenti non è seguito nulla. La longa manus è rimasta inspiegabilmente inerte. L'Italia è tutta tappezzata di manifesti rappresentanti sederi con sopra scritto «Chi mi ama mi segua, non avrai altro jeans all'infuori di me» e rivestiti per l'appunto di Blue Jeans Jesus. Ora il vecchio potere di C si trova dilaniato tra questi due Jesus, la vecchia forma del potere e la nuova forma del potere. Il Gesù del Vaticano ha perso. Uno dei temi del teatro tragico greco è la predestinazione dei figli a pagare le colpe dei padri. Non importa se i figli sono innocenti, buoni, pii. Se i loro padri hanno peccato, essi devono essere puniti. Io ho qualcosa di generale, di immenso, di oscuro, da rimproverare ai figli. I figli che ci circondano, soprattutto i più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante e, quando non terrorizzante, è fastidiosamente infelice. Orribili pelami, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti, sono maschere di una qualche iniziazione barbarica, ma squallidamente barbarica, oppure sono maschere di una qualche integrazione incosciente e diligente che non fa pietà. Dopo aver elevato verso i padri barriere tendenti a relegare i padri nel ghetto, si sono trovati essi stessi chiusi nel ghetto opposto. Nei casi migliori
e si stanno aggrappati ai fili spinati di quel ghetto, guardando verso di noi, tuttavia uomini come disperati mendicanti che chiedono qualcosa soltanto con lo sguardo, perché non hanno coraggio né forse capacità per parlare. Nei casi né migliori né peggiori, sono milioni, essi non hanno espressione alcuna. Sono l'ambiguità fatta carne, i loro occhi sfuggono, il loro sguardo perpetuamente altrove. Hanno troppo rispetto o troppo disprezzo insieme, troppa pazienza o troppa impazienza. Nei casi peggiori, sono dei veri e propri criminali. Ma quanti sono questi criminali? In realtà potrebbero esserlo quasi tutti. Non c'è gruppo di ragazzi incontrato per strada che non potrebbe essere un gruppo di criminali, e se non hanno nessuna luce negli occhi, il loro silenzio può precedere una trepida domanda di aiuto. Ma che aiuto? O una coltellata? I loro lineamenti sono lineamenti contraffatti, di automi, senza che niente di personale li caratterizzi da dentro. La stereotipia li rende infidi e se non hanno più padronanza dei loro atti, si direbbe dei loro muscoli. Non sanno più qual è la distanza tra causa ed effetto. Sono regrediti sotto l'aspetto esteriore di una maggiore educazione scolastica e di una migliore condizione di vita a una rozzezza primitiva. Se da una parte parlano meglio o se hanno imparato il degradante italiano medio, dall'altra sono quasi afasici, non sanno ridere o sorridere, sanno solo ghignare o sghignazzare. Certo, i gruppi di giovani colti, del resto assai più numerosi di un tempo, sono adorabili perché strazianti. Essi, a causa di circostanze che per le grandi masse sono finora solo negative e atrocemente negative, sono più avanzati, sottili, informati dei gruppi analoghi di 10-20 anni fa. Ma che cosa possono farsene della loro finezza e della loro cultura? Ciò di cui i figli erano puniti era la colpa dei padri. Ebbene, non esito neanche per un momento ad ammetterlo e ad accettare, cioè personalmente, tale colpa. Se io condanno i figli a causa di una cessazione di amore verso di essi e quindi presuppongo l'idea di una loro funzione, non ho il minimo dubbio che tutto ciò accada per colpa mia, in quanto padre, in quanto uno dei padri che sono responsabili prima del fascismo, poi di un regime clerico fascista, fintamente democratico, e alla fine hanno accettato la nuova forma del potere, il potere dei consumi, l'ultima delle rovine, rovina delle rovine. Ecco. Ora voi dite che ha un padre in un simile frangente? Non resta altro che cercare di capire il figlio. Non fare tragedie, non ammazzarsi, non ammazzarlo, ma cercare di capirlo. E dopo che l'ha capito? Mi chiedo io. Dopo che ha compiuto questo magnifico atto di liberismo morale. Allora, ammettiamo che questo padre, dopo essersi messo nello stato d'animo di un entomologo che studia il suo insetto, riesca alla fine a capire il figlio e trovi che questo è un imbecille, un incerto, un aggressivo, un vanitoso, un presuntuoso, un criminale, oppure anche un sensibile disperato. Che cosa deve fare? Accontentarsi di averlo capito? No. Accontentarsi di capire indica l'imparzialità e quindi l'indifferenza. È l'agire che qualifica. È un padre che ama, agisce. Egli è destinato a restare morto sulla polvere come il negletto laio. Non esiste altra possibilità. Il capire è il meno e l'agire non può consistere altro che nell'aggredire il figlio per poter restare alla fine morto sulla polvere. La tua è una vera sete di morte, una tanatofilia ben accertabile clinicamente, a cui sarà da mettere in relazione un'altra mania, quella di vedere tutto in termini di rapporto tra madre e figlio, tra padre e figlio. Tu non concepisci altro, al di fuori di questo ricambio di ruoli tra genitori e figli, nell'elargire i benefici dell'autorità. È una continua identificazione con tuo padre e con tua madre,
Non puoi che trattarci dunque come tuoi figliuoli, intenerendoti in qualità di madre e rimproverandoci in qualità di padre. Da ciò proviene il fatto che ti consideri indispensabile. Tua madre ti avrà abituato a questo, dato che certamente eri un bambino modello eternamente premiato. È un caso di narcisismo fin troppo chiaro. Chissà di cosa vuol punirti questo prete con la sua sete di morte.